Ragazzi, il titolo non è clickbait, perché l'unica cosa che davvero mi è piaciuta di Dragon Ball Super Broly è stata l'epicità degli scontri, il fatto che mi abbiano emozionato in una maniera a dir poco incredibile. E sì, effettivamente è vero che le mazzate sono l'elemento principale di Dragon Ball, ma è anche vero che esistono anche altri dettagli da non sottovalutare e che vanno considerati durante un film. Il problema è che questo film ha tanti difetti che non mi sono andati giù, a partire dall'apparato tecnico. La grafica, le animazioni sono particolari, ok, e secondo me sono anche adatte perché riescono a creare un tipo di animazione molto fluida, proprio come devono essere gli scontri. Cosa che hanno fatto, c'è davvero molta dinamicità che funziona molto bene. Ma nonostante ciò, sono comunque molto altalenanti. Alcune scene in particolare sono decisamente brutte, anche se un po', data l'enorme mole di scontri, riescono a mascherarsi. Ma sinceramente, io l'ho notato e mi hanno anche infastidito. E c'è da dire che calano molto, specialmente a partire dalla seconda parte dello scontro tra Goku e Broly, fino poi alla fine. E sinceramente non me l'aspettavo perché i primi scontri erano davvero ottimi. In più a tutto questo si aggiunge quella stramaledetta computer grafica che è qualcosa di veramente brutto. E purtroppo sempre verso la seconda parte viene sfruttata sempre di più e in un modo secondo me non adatto, non mi piace, non mi è proprio piaciuta. A volte sono davvero rimasto sorpreso da quanto alcune scene in particolare fossero state fatte male a differenza di altre fatte molto bene. Ma passiamo ora alla storia, che c'è poco da fare, è banalissima. Ma è anche vero che parliamo di Dragon Ball, lo shonen per eccellenza, il più classico di tutti, e quindi ci sta, va bene che sia banale. Il problema sta però nel fatto che quei stramaledettissimi trailer che hanno fatto ci hanno spoilerato non abbastanza del film, ma praticamente tutto, e ripeto, tutto il film. Può essere totalmente costruito attraverso quei trailer, non è nient'altro che la parte allungata dei trailer, sono i trailer per esteso tutto il film. E questa è una delle cose che mi ha fatto innervosire di più. Per quanto riguarda la prima parte della storia, i primi 25 minuti circa, è indubbiamente interessante perché va ad approfondire il passato dei nostri protagonisti. Ma se all'inizio sembrava volerci mostrare tante cose, poco a poco diventa tutto più rapido, cominciando a saltare e tagliare una marea di eventi che avrei sinceramente voluto vedere. In giro si parlava di scene molto commoventi, ma ciò non può funzionare, non perché magari qualche scena all'inizio non sia stata fatta bene, ma per il semplice fatto che è tutto velocizzato all'inizio. Ci sono una marea di buchi di trama e di tagli. Le scene che poi portano fino al presente scorrono in una maniera fulminea, troppo, veramente troppo veloce, per poi fare un combattimento che dura praticamente tutto il film. Passando poi all'altra ora abbondante di film, abbiamo praticamente lo scontro tra Broly e tutti quanti. Prima di questo, però, dobbiamo capire com'è che si avvia questo scontro. E ragazzi, è una cosa forzatissima. Freezer in questo film è ritornato lo stesso di Z. Tutto ciò che ha fatto in Super è stato eliminato. Ogni sua caratterizzazione, ogni sua evoluzione che ha avuto, zero. È ritornato il Freezer di Z, un pezzo di me che poi neanche si capisce bene quello che aveva intenzione di fare nel film, ma dettagli. Tra gli altri personaggi poi abbiamo Paragas, che se all'inizio sembrava essere un personaggio molto importante, poi ad un certo punto scompare completamente, non lo vediamo più, succede una cosa e non lo rivedremo più fino alla fine del film, io me ne ero completamente dimenticato. Ed infine, a parte i nuovi personaggi che sinceramente sembrano essere interessanti se li svilupperanno magari nella serie, ragazzi, Broly, la figura principale del film. Cioè, non so cosa dire davvero. Allora, all'inizio ci sta, si vede che è buono, sembra voler essere approfondito abbastanza come personaggio, sembra essere molto interessante per il suo carattere, ma poi, appena inizia lo scontro, sarà semplicemente il tizio con cui devono combattere. Non fa niente, combatte, urla e basta, fino alla fine del film. Alla fine del film neanche fa niente, non si capisce niente, non fa niente. Il film si conclude davvero all'improvviso, tutti vissero felici e contenti, Goku è il migliore, ciao. Cosa? Devo dire che il film scorre davvero velocemente, sembra quasi che duri due episodi della serie di Super. Ma quello che mi ha fatto innervosire di più è che è un film in cui non succede davvero nulla. È solamente il prologo dell'introduzione al personaggio di Broly, che sinceramente sono anche convinto di verrà molto interessante perché mi ispirava parecchio all'inizio come personaggio, ma non ha fatto niente. Cioè, dopo la prima parte del film, Broly combatte soltanto. Ma come poi combatte proprio fuori di testa? Cioè, non è che combatte un criterio logico. Cioè non c'è nulla, non succede nulla, non sappiamo niente. Secondo me alla fine i migliori personaggi sono stati Goku e Vegeta, che sinceramente sono stati abbastanza coerenti con loro stessi. Certo, Goku è abbastanza stupido, ma alla fine era già stato downgradato, diciamo così, in Super, quindi ci può stare.
Detto ciò, ragazzi, ci sarebbero anche tantissime altre cose da dire su questo film, ma quelle principali che mi sentivo di dire ve le ho dette. Nonostante tutto quello che ho detto, devo dire che comunque mi ha intrattenuto veramente tanto. Infatti, come ho detto, le ore sono passate in una maniera incredibile, velocissime. E poiché l'intrattenimento è la cosa principale di Dragon Ball, non è che possa lamentarmi più di tanto. Ho quindi detto ciò che ne pensavo del film. Fate sapere ora la vostra opinione, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi su Instagram e ci vediamo in un prossimo video.